Reverse Biology è una mostra sulla bioispirazione. La bioispirazione è una tendenza umana molto più diffusa di quello che si può pensare. Homo sapiens da sempre ha cercato di osservare, copiare, riprodurre, imitare i fenomeni naturali. Questo accade nell'arte, ad esempio un quadro o una scultura rappresentano qualcosa che esiste in natura e ne comprendono degli aspetti diversi facendo questo tipo di operazione. Allo stesso modo, in ambito scientifico, si cerca di osservare, imitare e riprodurre la natura allo scopo di comprenderla meglio. La robotica bioispirata è una nuova area della robotica che si pone come obiettivo lo studio degli esseri viventi, delle loro caratteristiche e soprattutto capacità di adattamento ad ambienti naturali, in ambienti mutevoli. Lo scopo è proprio quello di realizzare delle nuove macchine che ci possano aiutare a comprendere meglio come funzionano gli esseri viventi. Ci devono aiutare in contesti come ad esempio nell'agricoltura, nel monitoraggio ambientale, ma al tempo stesso, proprio come gli esseri viventi, devono essere macchine che sono biodegradabili o riciclabili, no? Quindi non dobbiamo assolutamente aumentare l'impatto negativo sull'ambiente, ma ci devono aiutare per capire meglio come funzionano gli esseri viventi, compreso l'uomo. L'uomo è stato il primo modello ad essere studiato con lo sviluppo degli umanoidi, ma ci sono molte altre forme di vita che possiamo imitare, come ad esempio le piante, gli organismi come il polpo per l'esplorazione degli abissi. E proprio perché sono ispirati agli esseri viventi, diventano strumenti di conoscenza e ci aiutano a capire meglio come funzioniamo, prima di tutto come uomini, ma soprattutto come funziona la natura. In questa mostra abbiamo integrato la ricerca scientifica nell'ambito della robotica bioispirata con l'arte, creando delle situazioni in cui le persone possono interagire con i robot, oppure possono vivere in prima persona alcuni di quei fenomeni naturali che la robotica bioispirata cerca di imitare. L'obiettivo è quello di far riflettere sull'importanza di questa nuova visione e applicazione della robotica e per riflettere sul fatto che noi, in quanto esseri umani, copiamo la natura per natura, sia in ambito artistico che in ambito scientifico.